occhio. Ma che ti odio, lo sai. Ma guarda, oggi diciamo la verità, non ci abbiamo voglia di fare un cavolo. Non abbiamo voglia di far fatica. Ma non è vero. Ma sì, ma non è vero, dai. Io sono male. Ma detto, qual è il giro più semplice, quello più tranquillo di quelli che abbiamo fatto recentemente? Crespi Calderini. Sei sempre antipatico. Poi un bel posto. Poi oggi è una bella giornata, andiamo su e si dovrebbe vedere il panorama del Monte Rosa. L'altra volta era nuvoloso, non si vedeva niente. Secondo me stai già andando troppo veloce, perché io... allora rallentiamo. Oggi non abbiamo voglia di fare niente. Ma come l'altra volta il pastore, diciamo. Ecco, anzi, facciamo una cosa, chiamiamo il pastore, ci fermiamo al ristorante. No. Ci mangiamo, no. Facciamo una bella no. mangiata. No. No. Okay. Stiamo morendo. Dobbiamo prendere anche la navetta. Cioè fare soltanto... Sì, come facciamo solo il pezzettino del pastore? Pezzettino lì di piano, poi l'ultimo salitino. Invece no, abbiamo deciso anche di fare il pezzo a piedi. Cioè siamo a 10 metri dal Vold. Vold? Noi, qui. Allora, di qua non siamo mai passati. L'altra volta abbiamo fatto la strada normale per andare sul pastore. Proviamo a cambiare, visto che è già la seconda volta che veniamo. Noi non facciamo un altro giro. Di qua c'è scritto rifugi, parco, quindi immagino che si arriva dove dobbiamo andare, al pastore, poi da lì partono tutti i vari sentieri, il Crespi Calderini, Barbaferrero, eccetera. Allora, noi che pensavamo di fare quel sentiero a destra e arrivare direttamente al pastore, invece niente, si ricollega poi al normale sentiero sulla sinistra che porta su al pastore e niente, facciamo anche questo, così almeno abbiamo evitato la strada asfaltata dove continua a passare la navetta, meglio così.
pensavo più corto il sentiero. Oggi, a differenza di 2 anni fa, è veramente limpido, il rosa è veramente pulito, non c'è una nuvola, speriamo continui così, né Barbin? Sì. Sì. Ovviamente si sta nuvolando. Adesso che ormai siamo arrivati, arrivano anche le nuvole. Barbaferrero. Barbara sta arrivando. Siamo arrivati qua, in mezzo alle pecore, sì, c'è l'acqua. Ok,
ci fermiamo qui come l'altra volta. Secondo me abbiamo trovato libero. Mangiamo un boccone e poi si torna. Allora? Beh, almeno quest'anno siamo riusciti a andare su. Andar su, va. Ma è su però, non è che è in piano. Siamo andati su tanto. È su, Non c'è stata nessuna pecora assassina. Mi sa che si ribalta tutto. No, tu vai là. Ma va, basta che stiamo attenti, dai, non succede niente. Mettiamoci almeno gli zaini. Mettiamo gli zaini dall'altra parte. Ma mettiti te! Scusa, Ma di questa arietta si vede, Ma di questa arietta se ne vogliamo parlare. Bellissimo. Cavolo, che bello. Ritorno da Vigliacchi, abbiamo deciso di passare, andiamo all'Acqua Bianca e facciamo la strada asfaltata. Sì, anche io, non solo la barba, con le gambe pesantissime. Poi qui sotto fa un caldo pazzesco. Andiamo giù e ci rilassiamo un po'. Io, tra l'altro, dopo aver fatto il Vallée con quel male alle ginocchia pazzesco, mi devo già ritenere fortunato ad essere riuscito a scendere di qua, quindi va bene così. Registrarti che te eri davanti e che a me mi lasci sempre dietro, che vuoi fare il maschio dominante, il maschio alfa. Guarda, va, io dietro. Ah, vedi come fa? Sempre. Guarda. Bello. Guarda. Bello, guarda. Bello. Guarda, guarda, guarda. Adesso ti do un calcio. 5 ore 18. Sai che è lunghissima questa strada. Sì. Cosa mangiamo stasera? Dobbiamo cercare di far pena cosa al pulmista. Cosa mangiamo stasera? Voleva far pena al pulmista. Diciamo, paghiamo tutta la tratta, al navettatore. Al pulmista. Cosa mangiamo stasera? Io dicevo che ci avevi male alle ginocchia, povero, come facile. No, non lo so, adesso sai che io quando torno dalla montagna sono piena, poi verso Fara. Allora mi vengo a fare. Incomincio a cercare avere, i numeri di Deliveroo. Avere le visioni, pizze, Deliveroo, hamburger, udon saltati con gamberi e verdure. Voglio la pizza. Sentite, allora per da oggi. Da quanto tempo allora non mangiamo la pizza? Allora, da sabato scorso. Esatto. Buon. Per oggi va bene così, è finita. Adesso finisce. Tra 8 ore sarà online. Ciao, alla prossima. Pensa. Sono passate 3 ore e mezza, stiamo ancora camminando. Siamo ancora qui, sta cavolo di strada. Stiamo ancora scendendo. Poi prendiamo il monopattino la prossima volta. Monopattino elettrico. Te lo carichi sulle spalle tu? Ah, tutte e due me li porto io. E poi, allora. Bello però il panorama. Anche il massimo. Vabbè.
Non è vero che erano 3 ore che eravamo in discesa, adesso siamo al volt e sono le 5.54, quindi ci abbiamo messo meno di un'ora. Erano le 5 no, qualcosa. Le, no, scusa, sono le 4:20. No, è il tempo. Ah. Ti ricordi che avevo detto, sono 5 ore, eccetera. Quindi meno di un'ora ci abbiamo messo.